ricevuto volante 1. 31-1. Avanti, oh. Sì, allora a posto, abbiamo redarguito i suoi ragazzi, erano ragazzi spagnoli. Ricevuto 1. Dottor Di Benedetto, è da poco passata l'una di notte tra venerdì e sabato, inizia qui l'attività non solo preventiva ma anche di controllo della polizia sul territorio. Sì, diciamo che adesso noi saremo impegnati per tutta la nottata, oltre che gli interventi normali che arrivano, richieste di interventi sul 113, quindi di aiuto, da gente che segnala risse, gente che segnala liti in famiglia, speriamo il meno possibile questa notte, ma noi faremo un'attività questa notte prevalentemente di prevenzione verso i reati di tipo predatorio, perché è l'orario in cui chiaramente le case, soprattutto quelle che sono più in periferia, sono attaccate, insomma. Diciamo che questa è una normale attività per un fine settimana per la Polizia di Stato. Sì, la gente non lo sa tutto il lavoro che c'è dietro, però noi, per noi è un'attività assolutamente normale quella di concentrarci a seconda delle fasce orarie su degli obiettivi. Da questo momento in poi scatta l'obiettivo della tutela contro i reati predatori sostanzialmente. Qui siamo nella centrale operativa che è il cuore un po' della vostra attività, perché qui arrivano le chiamate e da qui poi chiamano le auto per gli interventi. Certo, qui sostanzialmente c'è il cartografico, controlliamo tutta la provincia di Teramo, siamo collegati con le altre centrali delle forze di polizia, quindi carabinieri, finanza, forestale, con tutte le forze di polizia. E controlliamo sostanzialmente quello che succede in tutta la provincia. Arrivano le chiamate di soccorso sul 113, smistiamo quindi queste chiamate, se sono di nostra competenza sono le nostre pattuglie che vanno a prestare soccorso. Se ad esempio non avviene l'intervento a Teramo ma è sulla costa, ad esempio giriamo la competenza alla pattuglia più vicina, che generalmente è quella dei carabinieri, e così via facendo, insomma. Ecco, da qui partono tutte le attività, tutto il cuore pulsante delle attività operative. Dunque, quando accade qualcosa uno fa il 113, risponde l'operatore che si trova qui. È l'operatore che si trova qui, che risponde a queste console che vedete qui, e poi tramite questo apparecchio che è un microfono manda, invia l'autopattuglio sul territorio. Lei diceva che quello è il cartografico. Oh, quello è il cartografico, che cosa significa? Il cartografico significa che praticamente noi abbiamo, a seconda dell'intervento, quando c'è l'intervento, quindi quando arriva la telefonata sul 113, automaticamente, in automatico, riuscita a localizzare. A localizzare la persona chiamante, e quindi vediamo la via che diciamo è attenzionata per l'intervento. Diciamo che a Teramo noi conosciamo benissimo il posto, perché è un servizio questo che noi diciamo quasi inutile qui a Teramo, perché conosciamo molto bene, però voi immaginate Milano, Roma, che è pieno di vie, è molto utile per le volanti. Quello che appare su questo video che vediamo qui al suo fianco è molto importante, perché da qui vengono fuori tutti i dati delle persone fermate. Sistema informativo interforze, che significa? È una banca dati che contiene tutti i dati delle persone censite che hanno pregiudizi di polizia in Italia. Pregiudizi di polizia significa non soltanto quelle che sono state denunciate, ma anche quelle che hanno delle armi a casa, quelle che hanno semplicemente fatto delle denunce, sicché quando noi fermiamo una persona in mezzo alla strada e lo identifichiamo con la normale carta d'identità o la patente di guida, chiamiamo l'operatore che sta qui, il quale controlla, fa questo accertamento tramite questa banca dati interforze e verifica se quella persona che è davanti a noi in quel momento è una persona che ha dei precedenti di polizia, e in particolar modo se è una persona da attenzionare. E dunque riuscite a sapere in tempo reale come comportarvi e cosa fare? Che tipo di intervento cioè dobbiamo fare? Se una persona, ad esempio, che non risiede qui, lo incontriamo nella nostra città alle 3 di notte, è una persona che ha dei precedenti per reati contro il patrimonio, chiaramente inizieremo a fare le domande: che cosa ci sta facendo a quest'ora qui in questo posto, come mai è venuto a Teramo, e tutta una serie di attività che invece a un normale cittadino sicuramente non facciamo, ecco.
Allora, quello è l'orologio, come potete vedere è 1:12 praticamente di notte, 1:13 in questo momento, e da qui inizia la serata, la nottata anzi, per quello che è il controllo del territorio. Adesso andremo sulle volanti. Sì, adesso andremo sulle volanti, il primo sguardo lo diamo alle telecamere che ci sono chiaramente sul centro storico. Il centro storico è pieno di obiettivi, sia per quanto riguarda le personalità che dormono chiaramente, che abitano in questa zona, e sia per quanto riguarda il cuore pulsante della città. È chiaro che è la parte più importante della vigilanza. Poi da lì si snoda tutta l'attività di vigilanza con le volanti a ampio giro, fino a interessare la periferia estrema della città di Teramo. Anche perché ci sono degli obiettivi, senza dire quali, più sensibili e meno sensibili. Abbiamo degli obiettivi a seconda delle fasce orarie, come dicevo prima, e quindi da questo momento in poi scattano certi tipi di obiettivi. Ovviamente vengono fatti questi obiettivi a seconda della frequenza con cui capitano certi eventi criminosi. Allora, Gentile, che quadrante abbiamo questa sera? A e C? Conferma AC, abbiamo tolto. Allora AC, questa sera allora faremo dei controlli, visto che la serata, diciamo, abbastanza, fatto un giro in centro, mi sembra abbastanza tranquillo per quanto riguarda i locali. Faremo un'attività di prevenzione contro i reati predatori, quindi occhio soprattutto alle zone periferiche della città, che sono quelle più attaccate. Fermiamo le macchine che hanno all'interno due o tre persone, generalmente sono, sappiamo, stranieri. Ah, prima di fare questo posto di controllo facciamo qualche vigilanza agli obiettivi sensibili che noi conosciamo. Questo è l'ordine di questa sera. Volante 1 da 31? Avanti 31. Sì, portatemi in Viale Crispi per... Va bene, ricevuto. Dottore, abbiamo ricevuto una chiamata, dunque stiamo per intervenire in una zona di Teramo. Sì, siamo... è arrivata una chiamata, stiamo andando sul posto per verificare un pochettino qual è la problematica segnalata. Questi ragazzi sono stati tutti identificati. Qualora la signora richiedente volesse sporgere querela chiaramente contro questi ragazzi, sono tutti identificati e quindi poi si procederà per le vie legali, altrimenti... Erano ragazzi spagnoli del progetto Erasmus. Erano ragazzi spagnoli del progetto Erasmus che a dir la verità non stavano facendo un gran baccano, che non avevano acceso nemmeno la musica, però stavano mancenando all'1:30 di notte. Ma gli spagnoli hanno abitudini completamente diverse dalle nostre. Certo, hanno abitudini diverse dalle nostre. Anche orari. Anche orari diversi dalle nostre. E quindi noi abbiamo fatto l'intervento chiudendolo con questo, diciamo, con questa identificazione. Siamo pronti a continuare l'attività qualora chiaramente la richiedente spolga querela. Stiamo passando in una zona molto, vedete, sono vie che normalmente la gente non fa. Perché la volante passa in questi posti? C'è un motivo. Sì, perché deve controllare i posti, anche quelli meno frequentati, le zone meno conosciute. La volante deve passare in tutti i posti, non nelle vie principali, anche nelle vie principali, ma soprattutto nei posti dove chiaramente la gente normalmente non passa.
motore è molto lento, la volante va piano, perché chiaramente noi dobbiamo guardare, controllare il territorio, quindi un'andatura veloce mal si concilia con questo controllo del territorio. La volante generalmente ha un'andatura di crociera che dei 30-40 km, non superiore ai 40 km all'ora sostanzialmente, deve andare molto piano, guardare tutto quello che accade intorno, anche di notte. Adesso sono le 2 di notte, vedete la volante sta andando a una velocità di crociera di 40 all'ora, e questa è la velocità massima che la volante deve avere, insomma, in città, per controllare, per guardare meglio il territorio. Allora, dottor Di Benedetto, questo è un posto di blocco fisso, come dicevamo poco fa? Sì, questo è un posto di controllo fisso. Innanzitutto bisogna scegliere un posto dove poter fermare in sicurezza le auto che dovranno essere controllate. E vedete che qui c'è abbastanza spazio. La macchina viene messa in posizione tale per cui in caso di emergenza loro devono partire in velocità. Il motore è acceso, infatti l'hanno lasciato acceso, e gli operatori sono due in questo caso, si mette uno dietro alla macchina. La macchina, ricordiamola, è blindata, quindi lui che ha il giubbotto antiproiettili, che ha il mitra a tracolla, si mette dietro alla macchina, perché in caso dovesse arrivare un malintenzionato che inizia a sparare, a far fuoco contro la pattuglia della polizia, lui riesce a rispondere al fuoco. Il capo pattuglia invece si mette davanti con la paletta e, sempre con il giubbotto antiproiettili, ferma in sicurezza, come avete visto in questo momento, ferma in sicurezza l'auto della persona che dovrà essere controllata. Si avvicina, vedete che si sta avvicinando alla macchina, mentre l'uomo mitra lo segue a distanza e controlla che la persona sostanzialmente non sia una persona che faccia reazioni contro il poliziotto. Quindi il secondo uomo, quello con il mitra e con il giubbotto antiproiettile, serve per proteggere il capo pattuglia che in sicurezza fa il controllo. Allora, una volta fermata l'auto, una volta che i due agenti si sono posizionati, come si procede? Allora, una volta fermata l'auto, il capo pattuglia controlla i documenti sia di identità del fermato o dei fermati, sia i documenti dell'auto con cui la persona controllata viaggia. Dopodiché entrerà nell'auto di servizio, in capo pattuglia, e lì comunicherà via radio il nominativo del fermato o dei fermati e la targa del veicolo con cui il fermato viaggiava. La centrale operativa controllerà in banca dati forze di polizia i precedenti di questa persona. Se è una persona che non risulta avere nulla, dirà nulla in atto, nulla in corso, altrimenti elencherà tutti i precedenti di polizia che quella persona o quelle persone controllate hanno, per avvisare l'operatore di stare, di fare attenzione su certi particolari. 41 da 31. Sant'Atto, nucleo industriale. Preso il bar di legno, c'è un parcheggio di tir. Sono stati visti delle persone sospette a girarsi lì intorno al bar, Ricevuto, ci portiamo subito. Ventuno, si avvicina anche la pista, in ufficio. Hai ricevuto? In questo momento l'auto davanti ha spento le luci, perché? Allora, ha spento le luci perché, trattandosi di furto o tentato furto, allora meno ci vedono e meglio è.
quindi la volante assumerà un altro atteggiamento, si avvicinerà con circospezione all'obiettivo cercando di individuare questi malviventi che si sono avvicinati all'attività commerciale, quindi le eventuali luci li metterebbero in fuga. Quindi noi dobbiamo sembrare, l'avvicinamento deve sembrare, ecco, di un normale, di una normale auto civile, non della polizia. Some days are better than others.